Siamo in compagnia di Antonio Mele, professore di finanza Università della Svizzera Italiana. Buon pomeriggio e ben ritrovato. Buongiorno, grazie. Saluti anche a tutti gli telespettatori. Vorrei appunto sentire il suo parere per quanto concerne il mercato obbligazionario. In particolar modo stiamo vedendo un effetto davvero importante sulle obbligazioni e anche sullo spread BTP Bund che sta oscillando tra il 93 e 94 punti base, quindi sicuramente un rafforzamento delle posizioni italiane. Qual è il suo parere e quanto può scendere ancora in particolar modo lo spread e il rendimento del decennale? Il mio parere effettivamente è molto semplice, non molto discosto da ciò che è il parere generale non soltanto degli operatori finanziari, ma anche di coloro che partecipano alla diffusione dell'informazione, quindi ai giornalisti, alla stampa, eccetera. Credo che si tratti essenzialmente di una questione di credibilità. Sembra proprio che quando Draghi assume delle posizioni rilevanti in contesti internazionali, lo spread italiano, comunque la frenesia del reddito fisso comincia a ricrescere, comincia a fare capolino. Non ho utilizzato a caso l'espressione internazionale perché l'Italia ricopre oggi una importanza, una rilevanza internazionale. Il recovery plan non è stato fatto per l'Italia, però effettivamente esiste una destinazione importante dell'intero pacchetto europeo a destinazione italiana. Quindi le difficoltà che politiche che hanno accompagnato il ripristino di una discussione democratica hanno preoccupato molti operatori, e questo effetto Draghi in questo momento sta padroneggiando. Non è soltanto il BTP italiano, ma sono anche altre attività finanziarie che a beneficiare dell'effetto Draghi. Quindi c'è una credibilità della persona. Ora, quanto potrà durare questa luna di miele? C'è, a mio avviso, un'euforia nel mercato del reddito fisso a causa delle ragioni che cercavo di spiegare 2 minuti fa. Io direi semplicemente di aspettare il programma di governo, non perché io non creda nelle facoltà di pianificazione e nel carisma intellettuale, politico, istituzionale di Mario Draghi, ma semplicemente perché è probabile che si andrà incontro a un governo di larghe maggioranze, di una maggioranza molto larga, un governo che probabilmente dovrà tener conto anche di diverse esigenze politiche che dovranno coagularsi intorno a una vita di un anno o 2 anni, ecco, non lo sappiamo. Quindi sarà questo programma di governo divisivo? Sarà non divisivo? Ecco, io non ho ancora visto nei dettagli, nessuno di noi ha ancora visto nei dettagli, probabilmente perché i dettagli sono in corso di definizione del programma, ma credo che se il programma non sarà divisivo e riuscirà quindi a coagulare il consenso di una vasta maggioranza dell'arco parlamentare, credo che lo spread continuerà ancora a scendere per le prossime settimane, se non mesi, effettivamente. Sì. Non dimentichiamoci che però da dove veniamo, non dimentichiamoci che al momento dello scoppio della pandemia il nostro paese versava in condizioni molto, molto difficili. Il fatto di avere un costo del denaro molto basso non significa che comunque non avremo un debito molto, molto, molto alto. Io sono, come tanti, ovviamente preoccupato dalla situazione delle finanze pubbliche che ci portano ad avere un debito pubblico del 160% sul PIL. E si tratterà ovviamente di debito buono quel incremento che vogliamo auspicare sarà fatto dal prossimo governo, ma sempre debito sarà.
Molti economisti concordano nel ritenere che gli spread bassi fanno bene, è vero, cioè, è molto meccanico, che quanto meno costa il servizio del debito, meglio è. Ma è anche vero che ricordiamoci che Draghi non potrà essere presidente del Consiglio per tantissimi anni e che i prossimi governi, i futuri governi dovranno affrontare il problema del debito pubblico così elevato. E quando lo spread è molto basso, questo funziona da incentivo a accumulare ancora più debito o perlomeno a non ripagare parte di questo debito. Il Sì, debito starà sì. comunque sulle spalle delle future generazioni. Io non voglio fare il guastafeste in questo momento quasi di Sì. festa, no? Però intravedo comunque problemi di stabilità finanziaria nei prossimi anni. Intanto le volevo chiedere se appunto il mercato obbligazionario, in questo caso sia quello italiano, che tra l'altro, come stavo dicendo, oggi il decennale italiano ha toccato minimi storici, mi riferisco sempre al rendimento, attenzione per chi ci segue, poi però stiamo vedendo un Treasury, il decennale americano, in netto rialzo, mi riferisco di nuovo al rendimento, siamo ad 1,14, il trentennale ad 1,93. Abbiamo visto delle aste di grande successo negli Stati Uniti. Potrebbe, come dire, esserci un elevato interesse nei confronti del mercato obbligazionario nel 2021, visto che il 2020 è stato un anno decisamente poco interessante a livello di obbligazioni. Ma io credo che mi permetterei di capovolgere le conclusioni. Ecco, lei non ha tratto nessuna conclusione. Ecco, se invece di un punto interrogativo ci fosse stato un punto esclamativo, sarebbe stata una esclamazione che io rigetto. Io credo che probabilmente il fatto che i rendimenti stiano crescendo negli Stati Uniti sia la conseguenza della politica fiscale e monetaria veramente molto 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 importante che gli Stati Uniti hanno adottato in questi ultimi mesi. Il pacchetto Biden è probabilmente molto 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 generoso e i mercati finanziari lo sanno. C'era veramente bisogno di mettere sul tavolo 2.000 miliardi di dollari di spesa pubblica? Non lo so, io credo comunque che potenzialmente gli Stati Uniti hanno già quella riserva di risparmio che potrà liberarsi in consumi una volta che la pandemia sarà finita. Molte famiglie hanno tesoreggiato perché tratti in trappola, in questa trappola dell'incertezza, tu non spendi, non consumi, tesoreggi. Nel momento in cui si esce dalla pandemia, io stimo che comunque ci saranno tra i 600 e 700 miliardi di dollari in più che potranno riversarsi sull'economia statunitense. Quindi probabilmente questo è l'ammontare. Questa stima rappresenta l'ammontare di spesa pubblica che io ritengo in più di quella programmata attualmente dall'amministrazione Biden. E quindi i rendimenti alti rappresentano due cose in questo momento. Uno, un rischio di inflazione, probabilmente l'inflazione si sta riprezzando. Non significa che ci sarà. Significa semplicemente che gli operatori hanno timore che questo possa avvenire, richiedendo per questa via dei tassi di interesse più elevati, un premio al rischio di inflazione. E la seconda ragione per cui vedo i tassi di interesse crescere è che si tratta comunque di misure di natura fiscale, e le misure di natura fiscale hanno un effetto sui tassi di interesse a 10 anni e più. La politica fiscale ci mette tempo prima di avere un effetto, quindi l'effetto sulla curva dei tassi di interesse si fa vedere soltanto, l'effetto di una politica fiscale espansiva si fa vedere soltanto sulla parte più lunga, no, della Sì. struttura a termine dei tassi di interesse. Grazie mille ad Antonio Mele, professore di finanza Università della Svizzera Italiana, grazie per essere stato con noi e ovviamente della sua preziosa analisi. La ringrazio, buon pomeriggio a tutti.